Allora, ho questi carciofi e andiamo a realizzare una spaghettata un po' particolare. Iniziamo quindi a pulire il nostro carciofo, eliminiamo tutte le foglie più esterne, il gambo chiaramente, e poi togliamo il barbiglio interno e ricaviamo delle fette. Utilizzate i guanti perché altrimenti vi macchia le mani. Eccoci qua, dovete arrivare a questo punto, quindi andiamo a tagliare qua, cimiamo tutta questa parte e poi riduciamo in striscioline. Così, quindi tagliamo in quattro, così a croce, e puliamo tutta la parte centrale. Ecco qua, quindi eliminiamo questo barbiglio centrale, tagliamo quindi a striscioline. Ecco il risultato che dovete ottenere, così. Quindi andiamo nel saltapasta, un filo d'olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio e andiamo a saltarle. Così. Schiacciamo l'aglio, così, un colpetto. Quindi andiamo qua. E andiamo sul fuoco. Allora, facciamo rosolare, poi l'aglio andremo a toglierlo, serve solo per insapolire un po' il nostro olio. Quindi fiamma vivace. Allora, giusto qualche minuto, quindi eliminiamo il nostro aglio. E spegniamo il fornello. Deve essere una cottura abbastanza veloce perché vogliamo che il carciofo rimanga abbastanza croccante. Allora, occupiamoci del formaggio. Qui faremo un 50% parmigiano reggiano. Sceglietene uno un po' stagionato, magari un 24 mesi. E poi del pecorino, un pecorino fresco, non troppo stagionato, perché non vogliamo che sia troppo forte come gusto. Allora, questa è la quantità per due persone, quindi io direi un 80 grammi complessivamente per due piatti di pasta. Allora, come pasta utilizzeremo questa, quindi una pasta trafilata al bronzo, voi scegliete quella che trovate, io ho trovato questa in offerta, quindi utilizzerò questa. Quando comincerà a cuocere la pasta, mettiamo un cucchiaio circa di acqua di cottura qui e dobbiamo formare una crema molto densa, però, deve essere come una polpetta di formaggio. Facendo così si evita che si creino dei grumi. Quindi per amalgamare usate una spatola di questo tipo, poi vi faccio vedere. Allora, l'acqua la salate poco, ok? Quindi appena appena di sale, perché comunque c'è il formaggio e rischiate che sia troppo sapida. Allora, la pasta sta cuocendo. Intanto abbiamo creato la nostra polpettina di formaggio con un po' di acqua di cottura. Vedete la consistenza? È questa, cioè il formaggio non deve diventare, non deve filare, deve bagnarsi un po' ed essere una pasta amalgamabile, così. Intanto vi mettete da parte un po' di acqua di cottura. Allora, adesso quando la pasta sarà alla fine della cottura, diciamo 2 minuti prima della cottura, andremo a scolarla nel nostro saltapasta e quindi andiamo a mantecare risottando. Quindi aggiungiamo prima un po' di acqua di cottura, la facciamo andare così per risottare, dopodiché chiudiamo la fiamma e aggiungiamo il formaggio e la facciamo saltare un pochino così. Poi vi faccio vedere. Ok, ci siamo, quindi andiamo a scolare la nostra pasta. Mettiamo il saltapasta sul fuoco, aggiungiamo la pasta, acqua di cottura e cominciamo a risottare insieme al carciofo. Così. Facciamo andare un pochino e questo tirerà fuori l'amido e quindi si creerà già una certa cremina. La pasta lasciatela un po' al dente, eh? Non fatele una cottura eccessiva. Tenetevi da parte sempre un po' di acqua di cottura perché può servire anche per la fase con il formaggio. Qua ci siamo quasi.
Bene. Allora, adesso stacchiamo il fornello, quindi spengo il fornello, lo lascio così un po' in modo che perda un po' di calore. Ok. Muoviamo un pochino. E quindi passiamo al formaggio. Ma un 30 secondi dovrebbe bastare. Allora, aggiungiamo la nostra polpetta di formaggio e cominciamo così a incorporare il formaggio nella pasta che è ancora calda. Aggiungiamo anche un po' di acqua, così. Di calma, continuiamo finché tutto il formaggio sarà incorporato ed ecco la nostra pasta pronta. Non ci rimane che andare all'assaggio. Allora io aggiungo anche un po' di pepe che secondo me ci sta benissimo. Eccola qua, andiamo all'assaggio. Buonissima, provatela.